Mi è capitato l'altro giorno di mandare un'email automatica, quindi io ho scritto un'email e l'ho mandata ai miei iscritti. E in questa email ho fatto tutta una serie di domande, quindi riguardo le problematiche che stanno avendo, volevo sapere quali erano le loro problematiche. Queste persone, alcuni di loro erano anche i miei studenti, quindi volevo sapere quali sono i problemi che stanno affrontando, volevo sapere magari quali sono le perplessità che hanno, quali sono magari quelle cose più difficili per loro in questo momento. E poi ho fatto anche una domanda rivolta agli obiettivi, cioè i tuoi obiettivi di quest'anno sono stati raggiunti e se hai già fatto gli obiettivi per il 2020 e se li hai alzati, se hai alzato l'asticella rispetto a quelli del 2020. La cosa curiosa di queste mail, che chiaramente io ho inviato perché volevo appunto capire un po' di cose, è che molte persone mi hanno risposto di non aver raggiunto gli obiettivi e tutte le persone, tutte, che mi hanno detto di non aver raggiunto gli obiettivi, mi hanno detto di non aver ancora scritto gli obiettivi per il 2020. Addirittura c'erano delle persone che mi hanno detto: guarda, io i miei obiettivi li tengo in testa. Questa cosa qua è follia, ragazzi. Se voi volete raggiungere veramente determinati obiettivi, la prima cosa che dovete farla, cioè per definizione un obiettivo deve essere scritto. Se voi non lo scrivete, non ha potere. Perché in realtà, se voi l'avete in testa, è semplicemente un desiderio, non è un obiettivo. Se voi dite: vabbè, io voglio dimagrire, capito? Voglio dimagrire, che cazzo vuol dire? Voglio dimagrire, ragazzi, è troppo generico ed è appunto, come ho detto prima, un desiderio. Io voglio dimagrire, e vabbè, voglio dimagrire, poi magari vado a mangiare ogni giorno magari al McDonald's, quando cazzo dimagrisco? Cioè, è anche un po' difficile, no? Non ci vado in palestra perché magari preferisco stare sul divano a cazzeggiare e quindi diventa molto difficile. Diverso invece è quando una persona dice: vabbè, io voglio dimagrire e per farlo, quindi per quel desiderio, quindi per realizzare questa cosa, quindi me lo scrivo, farò questa cosa qua. Nei prossimi 3 mesi mi metto come obiettivo perdere 10 kg. Come farò a perdere questi 10 kg? Li perderò. Il primo mese ne perderò 4, perché comunque c'era un filo di acqua, quindi va bene. Il secondo mese ne perderò 3 e il terzo mese ne perderò 3. E come faccio a fare questa cosa? Andrò in palestra 3 volte alla settimana e dico già a che ora andrò in palestra, quindi magari l'orario più facile per me è al mattino, prima di andare a lavorare, perché dopo magari, una volta che ho finito di lavorare, magari arrivo a casa, sono scoglionato, litigo con la moglie, questo e l'altro, su e giù, e poi dopo non ci vado. Quindi vado presto al mattino, 3 volte alla settimana, vado dal dietologo, mi faccio fare la dieta, lunedì, quindi subito, non cazzate, subito vado dal dietologo, lunedì vado dal dietologo, mi fa la dieta, e una volta che ho la dieta mi metto in bolla, boom, e mangio quello, pulito. Sapete come va a finire? Che la persona che chiaramente ha detto, e questa cosa capita molto spesso a dicembre questa cosa capita spessissimo, le persone dicono: uno dei miei obiettivi per l'anno prossimo è dimagrire. Loro dicono obiettivi, in realtà è un desiderio, ma un desiderio del cazzo, perché le persone poi riempiono le palestre, ok? I primi giorni di gennaio, se voi andate in palestra, è pieno, ok? Tutte le persone che... brave queste persone a dire: ah no, ma io quest'anno spacco, poi dopo, magari dopo il 15 di gennaio, basta, sono spariti tutti. Perché? Perché loro hanno semplicemente un desiderio. Quindi la persona che avrà detto: io vorrei appunto dimagrire, non combinerà un cazzo e continuerà ad essere uguale. E guardate caso, la persona che invece ha detto, ha scritto i suoi obiettivi e si è focalizzata nel realizzarli e ha dato delle tempistiche, quella persona con molte probabilità perderà 10 kg. Non ne perde 10, ma ne perde 8. Chi se ne fotte? Va bene lo stesso. Perché comunque 8 è meglio di 0, se voi ci pensate. La stessa cosa vale, ragazzi, se voi, per esempio,
avete in mente di dire: vabbè, io mi sono rotto i coglioni della vita che ho in questo momento, non ne voglio più sapere, voglio diventare ricco. Bene, cosa ci vuole? Una ricetta. E in questa ricetta ci saranno degli obiettivi prima che devo scrivere. Quali sono i miei obiettivi per l'anno prossimo? Mi sono rotto i coglioni di questa vita e allora mi do degli obiettivi. E quali sono questi obiettivi? Mi devo formare. Primo obiettivo, no? Ok, benissimo. Ok, ma per formarmi cosa devo fare? Dovrò imparare da qualcuno che l'ha già fatto. Comprate il mio corso, ragazzi. Cioè, così, cioè, senza... Compratelo. Ok, tanto. Millino. E via. Sicuramente dite, ok, compro il corso di William, me lo studio e in 4 mesi, in 5 mesi, in 6 mesi io devo fare la mia prima operazione immobiliare. Si può fare? Certo che si può fare. Ci sono tutte le strategie lì? Cosa volete di più? Cioè, avete tutto quello che serve lì dentro. E quindi io comincio, primo obiettivo, compro il corso, secondo obiettivo, me lo studio la sera quando ho il tempo, me lo studio il weekend, dopodiché comincio a implementare tutto quello che William mi ha detto di fare. Perché non è che se voi comprate il corso poi dopo diventate ricchi così, boom, boom, domani mattina c'è fuori la Lamborghini. Non è così, ragazzi, non è così. Nel corso chiaramente io vi dirò, dovete fare X telefonate agli agenti immobiliari e voi dovete attaccarvi al telefono, cazzo. Perché se io vi dico che dovete fare 50 telefonate, porca troia, dovete fare 50 telefonate, non 49. Ok? Se io vi dico che dovete visionare 100 appartamenti, dovete visionare 100 appartamenti, non 99. Se io vi dico che dovete scrivere la vostra proposta d'acquisto al terzo mese che state studiando, cazzo, dovete scriverla quella proposta. Perché poi dopo venite a rompere i coglioni, ma non ho ottenuto risultati. Grazie al cazzo che non hai ottenuto risultati. Hai fatto quello che ti ho detto? No. E allora di cosa stiamo parlando? Di scuse? Cioè, il problema vero, ragazzi, è che le persone povere hanno scuse. Le persone ricche scuse non ne hanno. Io non conosco persone ricche che hanno scuse. Non ci sono. Te lo assicuro. Non ci sono. Io dico, voglio prendermi questa cosa. Fantastico. Cosa c'è da fare? Lo faccio. Punto. Voglio dimagrire? Ok, faccio la dieta, vado in palestra, faccio quello che c'è da fare. Punto. Voglio fare 1 milione quest'anno, faccio quello che devo fare. Non cazzate. Se voi cominciate a dire, vabbè, sì, ma adesso vediamo e magari vado a guardare qualche appartamento e magari parlo con qualche... No, ragazzi, non funziona così, non può funzionare. Non può funzionare, lasciate perdere. Non comprate il corso se volete una cosa, non esiste sta roba qua. Non è facile, infatti io non vi sto dicendo che è facile, ok? Ci vogliono 2 coglioni così per farlo. Si può imparare però, e io l'ho fatto, vi posso trasmettere tutto il mio sapere, ma poi dovete farlo. E la prima cosa che dovete fare, prima cosa, dovete scrivere i vostri obiettivi. Dovete scrivere i vostri obiettivi da qui a 5 anni, quindi dove volete essere tra 5 anni? E dopo dovete spezzettarli quegli obiettivi. Uno all'anno. Quindi tra 5 anni dove sarò? Tra 4 anni dove sarò? Che cosa farò tra 3 anni? Tra 2 anni? Da qui all'anno prossimo? Quante operazioni voglio fare? Quanti soldi voglio guadagnare? Quante entrate automatiche voglio creare? Ma non avviene, ragazzi, per magia. Non funziona così. Bisogna alzare il culetto e andare a lavorare. Si può fare? Sì. È facile? No. Però si può fare. Tante persone l'hanno fatto. Io l'ho fatto. I miei studenti lo stanno facendo. Molti di loro stanno facendo un pacco di operazioni. Dimmi tu qua nei commenti se stai già facendo delle operazioni immobiliari. Dimmi nei commenti se hai delle scuse oppure se anche tu veramente vuoi cambiare la tua vita. Dimmi se sei soddisfatto della tua vita. Dimmi se pensi che io stia sparando cazzate, dimmelo, scrivilo qua nei commenti. Ma scrivi qualcosa, ti costa niente. Ed è importante per tutte le altre persone. Quindi, consiglio. Prima cosa in assoluto, scrivete i vostri obiettivi, poi spezzettateli e fate in modo di raggiungerli.
Se ti è piaciuto il mio video puoi dare mi piace. Ricordati anche di fare l'iscrizione al canale attivando la campanella in maniera tale di essere avvisato ogni volta che viene caricato ogni singolo video. Mi piacerebbe anche avere il tuo feedback, quindi ricevere dei commenti qua sotto. Se vuoi scoprire tre tecniche che mi hanno permesso di diventare libero finanziariamente, trovi il link qui sotto in descrizione.